Buongiorno e benvenuta Michela Gaudiano, referente della cooperativa Solidarietà e Lavoro per l'area progettazione, con cui parliamo della città dei bambini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché c'è un bel progetto, oltre vabbè, alla meraviglia della città dei bambini e a tutti i suoi strumenti, c'è un nuovo progetto di comunicazione aumentativa alternativa. Che cosa significa? Significa che ci sono persone che non si relazionano con le parole o con lo scritto come facciamo noi normalmente e hanno bisogno di un intervento, di strumenti, di tutte quelle necessità che bypassino appunto questo ostacolo che è quello della non comprensione della parola. E quindi abbiamo messo in atto già da molto tempo con la appunto Cooperativa Solidarietà e Lavoro un progetto che aiutasse queste persone ad entrare in contatto con i contenuti delle istituzioni culturali. Quindi non tutto quel grande lavoro che si fa da tanto tempo per entrare, per permettere alle persone di entrare nelle istituzioni culturali, ma per comprendere quello che accade dentro e tutto quello che queste meravigliose strutture hanno da comunicarci. Tutto ciò, Michela, all'interno della città dei bambini, come si sviluppa il progetto? Il progetto parte appunto da una sperimentazione che è avvenuta con un progetto europeo, Accessible Culture, che è durato 2 anni e con Cost Edutainment avevamo già collaborato all'interno del progetto europeo perché avevano aperto le porte dell'acquario per la sperimentazione. Adesso finalmente abbiamo reso concreto questa, insomma, quello che sono tutta la formazione, tutte, insomma, l'aumento delle competenze che si sviluppa appunto all'interno di un progetto e diventato reale all'interno della città dei bambini, sempre grazie appunto a Cost Edutainment che ha accolto a braccia aperte questa iniziativa e abbiamo quindi creato degli strumenti ad hoc grazie a dei sopralluoghi, allo studio insieme a loro della struttura e abbiamo preparato appunto questi strumenti di comunicazione aumentativa in modo che le persone che hanno queste necessità possano entrare in questo meraviglioso mondo che già di per sé è pieno di colori, di informazioni e di esperienze da fare, quindi divertimento e crescita che dobbiamo permettere a chiunque. Assolutamente, rivolto a tutti, ci racconta anche solo un particolare di questi strumenti, uno su tutti. Allora, quello che è disponibile online proprio sul sito della Città dei Bambini si chiama Social Guide ed è uno strumento che punta molto più sul visivo che sulle parole, che in questo caso sono presenti ma sono in alta leggibilità e con una semplificazione dei concetti, permette di preparare la visita perché, quanto dicevamo prima appunto, non sempre le barriere sono quelle fisiche, no? A volte le barriere sono quelle sensoriali o sono quelle appunto comunicative. In questa social guide si trovano tutte le opportunità, il funzionamento, gli eventuali ostacoli sensoriali, tutte le informazioni che uno può sapere prima, comprendere e quindi evitare quelle potenziali elementi disturbanti che ci possono essere e godere appieno della visita. Altri strumenti invece sono fatti con i simboli che sono forse la parte più conosciuta della comunicazione aumentativa. Laddove noi sappiamo insomma, che chiunque, anche chi non parla la nostra lingua o quando noi siamo all'estero e non comprendiamo quello che ci viene detto, se ci insomma, abbiamo un'esigenza di mangiare o di riposarci o di insomma, comprendere qualcosa, se vediamo l'immagine che lo rappresenta a quel punto lo comprendiamo, se sentiamo la parola evidentemente se non conosciamo quella lingua non la comprendiamo, quindi abbiamo puntato su strumenti di preparazione alla visita proprio per evitare, per conoscere la struttura, per non rovinare diciamo, un viaggio bellissimo che si può fare all'interno appunto della città dei bambini e altri per comprendere tutte quelle meravigliose cose che invece la città ci può insegnare. Grazie a Michela Gaudiano per questo bel progetto, poi l'invito ad andare sul sito della città dei bambini proprio per scoprirne e saperne di più. Grazie davvero, buon lavoro, buona giornata a tutti voi. Arrivederci, arrivederci.